Mandragora, guarda dove ti ha portato, un'ora insolita, però per poter vedere Ponte Vecchio, come ti sembra questo posto? No, diciamo che come benvenuto è qualcosa di speciale, come detto è un orario un pochino insolito, però il benvenuto è speciale e essere qui nel posto che rappresenta Firenze è motivo di grande orgoglio e piacere per me, quindi è un benvenuto speciale, ripeto. Beh, allora benvenuto ufficialmente a Firenze. Grazie. Te lo dico anch'io. Senti, sei stato in piazze molto importanti, cosa ti aspetti dalla piazza di Firenze, dai tifosi della Fiorentina? Sicuramente mi aspetto un ambiente caloroso, una piazza pronta a tenderci la mano nei momenti belli e nei momenti difficili. So che sicuramente sarà così perché quando ho giocato da avversario ho trovato sempre una piazza pronta ad aiutare la squadra, quindi mi aspetto una piazza che ci dia una grossa mano e allo stesso modo noi vogliamo regalare delle soddisfazioni a loro. Durante la conferenza stampa hai tenuto a sottolineare tre caratteri molto importanti: dedizione al lavoro, umiltà e famiglia. Ecco, sono cose che hai imparato appunto dalla tua famiglia o nel corso della tua vita? Entrambi, diciamo, sono valori che porto avanti nella vita, quella, l'educazione, il rispetto e l'umiltà. Sono valori in cui mi rivedo e in cui vorrei rivedermi per lungo tempo, perché sono tre valori molto importanti e quindi spero di poter rendere l'aggettivo, diciamola così. E la tua famiglia ti ha appoggiato nella scelta di Firenze? Cosa ti hanno detto? No, assolutamente, la mia famiglia e Lucia mi appoggiano in tutte le scelte che faccio. Mi hanno sempre assecondato, son sempre stati dalla mia parte e mi hanno dato una grossa mano nei momenti belli e nei momenti brutti. Quindi mi hanno assecondato e io sono molto contento di questo. Anche la Fiorentina è una grande famiglia. Hai sentito il presidente Commisso? Sì, ho sentito il presidente Commisso, mi ha dato il benvenuto e poi abbiamo fatto una chiacchierata generale, molto piacevole. Hai detto che hai scelto la Fiorentina per serietà, ambizioni e per Vincenzo Italiano. Quanto ti ci vorrà per entrare nella filosofia di gioco appunto del mister? Spero meno tempo possibile, spero di imparare le cose che chiede il mister in fretta. E sì, ho scelto la Fiorentina per ambizione e questo senso di appartenenza, di famiglia che ho visto e ho notato sin dai primi giorni, quindi per me questo è un punto importante da cui partire. Lasciamoci con un messaggio ai nostri tifosi, non so, una promessa, qualcosa che ti senti di dirgli, dirla direttamente nella sì. Telecamera che ti guarda. Partiamo dal presupposto, come ho detto in conferenza, non amo fare promesse, non amo parlare di quello che potrà essere. Però l'unica cosa che posso dire è che darò tutto me stesso e fin quando ne avrò sarò a disposizione e pronto a combattere per la maglia, per i miei compagni e per tutta la società. In bocca al lupo Rolando, adesso goditi Firenze, vai a conoscere i tifosi che ci stanno guardando. Grazie, crepi il lupo. Ciao.